Esame superato e anche brillantemente. Luisa Risino, netina, sposata con Salvatore Franzò, mamma di due ragazze, ha partecipato ad una importante gara, la 100 km del Passatore. La possiamo definire una maratona molto ma molto lunga, per l'appunto, per la durata. Pensate un po' che in termini di tempo si parte il sabato, per l'esattezza l'ultimo sabato di maggio, e si arriva la domenica seguente, qualcosa come 20 ore, ma c'è gente che impiega anche di più, c'è gente anche che parte e non arriva, 20 ore sempre con un passo per raggiungere dalla Toscana. Si parte da Firenze, si parte da Via dei Calzaioli, siamo vicino a Piazza della Signoria, per arrivare a Piazza del Popolo a Faenza il giorno dopo. Ha partecipato a questa gara, che quest'anno ha visto la partecipazione di quasi 2.800 atleti, lo dicevo prima, ha partecipato Luisa Risino. Perché si chiama, per la cronaca, la 100 km del Passatore? Perché è legata ad una figura emblematica, storica, per alcuni leggendaria, che leggendaria non è, perché era un brigante, Stefano Pelloni, che a metà dell'Ottocento era attivo in quella zona. Quindi si attraversa tutto l'Appennino tosco-romagnolo, si parte da Firenze, si arriva a Faenza. E lei ha fatto tutta questa strada, 100 km, ecco perché l'inciso, la parte iniziale che l'ha voluta come presente a quella manifestazione, è un esame brillantemente superato. Ben trovata. Grazie. Per prima cosa, ecco, ti vediamo, ti incontriamo lungo le strade di Noto o durante l'estate, l'inverno, non ci sono stagioni, ad allenarti. Ecco, ma si può pensare ad una gara molto più semplice, molto più facile, una gara che consente, permette di arrivare, di partire, di arrivare nell'arco di un'ora, due ore, tre ore? Invece no. Una gara che ha portato via 20 ore di tempo. Perché hai pensato a questa gara? Naturalmente, prima di scegliere, pensare di fare una gara così estrema, che poi è impossibile anche pensarla di poterla realizzare, ho riflettuto tantissimo per motivazioni personali, per un mio credo di vita. E quindi fare una 100 km veramente impegna psicologicamente e fisicamente molto. Ho pensato di poterla fare perché il mio motto di vita, venuto da un motivo molto importante, personale, è quello che io ripeto sempre: senza se e senza ma, cioè volere e potere. Ho deciso di fare questa gara nonostante le critiche, nonostante anche i pregiudizi, perché credo in me stessa e oserei dire proprio punto in me stessa, perché so dove posso riuscire ad arrivare. Quindi fare questo 100 km per me è stato un significato importante di vita, e ho deciso di farla per tirare fuori la Luisa più forte, che sicuramente era lì in questi 100 km e adesso tuttora è qui con me. E quindi è molto importante questo, perché... Scusa, una Luisa più forte per dare una risposta a chi? Perché tre volte hai toccato l'argomento ma ti sei allontanata. Per dare una risposta intanto a me stessa, perché ogni persona ha i suoi limiti, le sue difficoltà, e poi anche per diciamo tra virgolette quei pregiudizi che una mamma casalinga, non è perfettamente atleta ma amatore di questo sport, può anche con degli impegni, con forza e volontà arrivare dove chi
pensa solo una categoria di grandi vincitori possono arrivare. Quindi io nel mio piccolo ho voluto sfidare e sfamare un po' questa idea, questa filosofia che si deve essere sì bravi atleti, però nello stesso tempo metterci molta, molta passione, molto amore e raggiungere anche certi livelli, non togliendo merito ai grandi professionisti, con tanto di cappello e sempre con tanto di rispetto. 100 chilometri di notte, c'era chi ti aiutava moralmente, chi ti sosteneva moralmente, però a correre sei tu. Cosa si pensa? È notte, stai attraversando tra mille fatiche tutto quel percorso. Cosa pensavi? Pensavi di fermarti? Pensavi non ce la faccio? Pensavi voglio vincere questa scommessa? Ho pensato sempre di andare avanti, di percorrere centimetro dopo centimetro, perché questo è quello che mi ero preparata con la mia testa. Avevo quei piedi che attraversavano due regioni, quindi e scendevo verso proprio quelle montagne, sentivo proprio il fruscio dell'acqua e pensavo di trovarmi in un'altra dimensione. E veramente non avevo neanche la percezione un po' del luogo, perché non conoscevo i luoghi, però quella tranquillità interiore che mi faceva andare avanti, scendendo nel buio e proprio a tutto attorno a te il creato, perché io metto molta la fede, perché la vivo molto, e avevo un senso di tranquillità, quindi pensavo, dai Luisa, per te stessa, per tua figlia Katia, per la tua famiglia e per tutti gli amici che hanno creduto e credono ancora in te. Era tutto un insieme di tante cose, di tante emozioni. Quindi più correvo, più camminavo, più avevo quella forza interiore, la convinzione di arrivare a Faenza, senza se e senza ma, stremata, stanca, ma dovevo arrivarci. Credevo e ho creduto e ho fatto e ho realizzato questo grande sogno, perché ripeto... Ecco, tu dicevi, durante la gara ho pensato a mia figlia, alla mia famiglia. Ma qual è stato il contributo, l'aiuto che ti ha dato la tua famiglia quando hai preparato questa gara? Sono stati con te anche, perché non è semplicemente la gara da preparare, ma c'è un'alimentazione per arrivare ben preparata a questo impegno che è di 100 chilometri. Certo, fare una 100 chilometri porta tantissimo impegno a livello personale, a livello proprio anche atletico. E come tu metti proprio attorno a te tante cose e quindi... Fai una riunione familiare e allora anche da parte loro hai bisogno tanto tanto sostegno e tanto tanto amore. E la vita privata un po' si sconvolge, trascuri un po' i tuoi affetti proprio all'interno della tua casa, trascuri te stessa in certe tue abitudini o anche gli amici, quindi poi ti comporta una serie di proibizioni, una serie di limiti, certo di regole molto importanti. E quindi ho creduto di potercela fare perché avendo anche alle mie spalle un ottimo preparatore, questo ci tengo anche ad nominarlo, purtroppo non è qua presente, è un preparatore che è un ultramaratoneta, lui è residente a Torino e il giorno in cui gli chiesi, si chiama Antonio Lattarulo, e gli chiesi per Facebook, perché lo conosco tramite Facebook, poi ho avuto modo, grazie a Dio, di conoscerlo fisicamente, e gli chiesi, coach, vorrei realizzare il mio sogno della 100 km. Lui, avendo un curriculum alle spalle esageratamente ampio e ricco, la prima cosa mi rispose, certo, il mio onore è portarti fino a Faenza. Quindi lui mi ha appoggiato moltissimo a livello psicologico e a livello proprio atletico. E tu a Faenza sei arrivata perché lo testimonia alla medaglia, sì, questa è una medaglia, infatti, che viene data a tutti coloro che entro, fra l'altro, un tempo ben preciso, riescono a portare a compimento la maratona. Parlavi di amici, ma so che ci tieni a presentare due amici che sono qui con noi perché ti hanno aiutato moralmente, spiritualmente, ma anche nel viaggio che hai fatto. In questo viaggio, sì, è molto importante perché tu non puoi affrontare una 100 km da sola, quindi è importante avere anche le figure accanto a te.
E poi tu li scegli per motivi, perché c'è una vita dietro con loro, perché trasporti tanta vita. I qui presenti, i miei amici, Salvo Quattropani e Maria Rosa Filingeri, anche loro appassionati di questa disciplina, di questa nostra, come diciamo noi, amata corsa. E insieme a loro c'erano altri due podisti, amici miei, che si trovano uno a Milano, a Firenze, e ci tengo a nominarli, Onder Barra e Cristina Ferla. Si sono messi proprio a mia disposizione, ma con tanto amore, credendo nel primo giorno in quello che io avevo organizzato e pensato di poter realizzare. Mi hanno sempre appoggiata. E ci tengo a dirlo anche, sono sportivi, fanno parte di una società di atletica leggera di Noto, che è la Noto Barocca. Ecco, non abbiamo guardato insieme, questo ci tengo a dirlo, non abbiamo guardato i colori diversi della maglia. Certo, Questo è sì. molto importante perché lo sport è una coesione, lo sport è amore. E loro, nonostante io ero di altri colori, però mi hanno appoggiato Quel giorno eravate tutti sotto ritenendomi un'unica era bandiera. un'unica bandiera, esclusivamente un unico colore, quello dell'amore, della corsa e della Siamo alla fine, passione. e i prossimi impegni, futuri impegni, cosa stai preparando? Naturalmente sempre con il mio preparatore abbiamo molti obiettivi atletici. Ormai i nostri traguardi saranno delle maratone. A breve andrò a Ragusa e farò la 24 km, la Ragusa Modica Che sarà una Cusano. È passeggiata una passeggiata, rispetto però io ai 5 km. modestamente dico sempre che tutto ricomincia sempre dall'inizio. Io sono un'ultramaratoneta perché ok, ho fatto una 100 km, però ogni corsa, ogni gara ha un suo inizio, una sua fatica, e quindi sempre ricominciare e metterti in discussione. E quindi i futuri obiettivi poi saranno delle maratone a Palermo, andremo anche a Capo d'Orlando e poi via dicendo nel 2017. Comunque abbiamo percorso già questa bella strada e non ho intenzione di lasciarla perché come la vivo io, la vivo con tante emozioni, tante sensazioni. Rifatta da 100 km, tutte le altre corse saranno in discesa. Saranno in Quella discesa, tra forse era la virgolette. più E difficile. naturalmente poi i prossimi obiettivi saranno altri 100 km, però faremo piano piano le Grazie cose. Luisa, tanti e tanti Grazie a voi, 100 km gentilissime. ancora nelle tue gambe, nella mente, pensare alla Tantissimo. famiglia. Senz'altro. Complimenti, grazie a quanti ci hanno seguito da casa. L'appuntamento è per la prossima settimana.